A Roma, non solo a Roma, però qui veniamo al piano di Gualtieri. A Roma ci sono dei palazzi interamente occupati, alcuni anche da 20 anni. Da 20 anni dovrebbero essere sfrattati, non l'ha fatto mai nessuno dei sindaci che si sono susseguiti, nessuna delle amministrazioni. E oggi Gualtieri ha deciso di risolvere la cosa, ha detto pigliamo i soldi del PNRR. 11 milioni di euro, compriamo sti palazzi, li ristrutturiamo, li mettiamo a norma e dopodiché a chi li diamo? Agli occupanti abusivi. Il conto alla rovescia per la stesura e l'approvazione definitiva del piano casa per la capitale firmato Gualtieri è partito e con esso polemiche e contrapposizioni politiche. Al centro lo storico Spin Time Labs, questo palazzo di via Santa Croce in Gerusalemme occupato abusivamente dal 2013 da poco meno di 400 persone, indicato da taluni come testimonianza vivente di illegalità, con morosità per migliaia di euro per luce, acqua e rifiuti, e da altri invece considerato una comunità dove la presenza dei laboratori, corsi di formazione e spazi di coworking ha permesso a quanti vi abitano di elevare i propri standard di vita. Ed è proprio sulla base di queste valutazioni che la giunta Gualtieri lo avrebbe inserito all'interno del nuovo piano, valutando l'ipotesi di acquisire l'immobile per ristrutturarlo e restituirlo agli attuali residenti. Peccato che chi vi vive sia abusivo e che lo stabile, insieme al MAM, il Museo dell'Altro e dell'Altrove, in via Prenestina, anche lui tra quelli prossimi all'acquisto, sia tra quelli in elenco per essere sgomberati da oltre un anno, come ordinato dall'ex prefetto, l'attuale ministro Piantedosi. Oggi, sostengono le forze di centrodestra, la giunta vorrebbe premiare gli occupanti restituendogli le case rimesse a nuovo, in barba alle normative che prevedono che chi occupa abusivamente un alloggio perda il diritto all'assegnazione pubblica e aggirando di fatto l'articolo 5 del decreto Lupi che vieta la residenza e l'allaccio alle utenze di chi ha occupato immobili e alloggi, anche se in condizioni di necessità. Del resto il Comune di Roma ha già avviato un'analoga procedura per l'area ex caserma militare dell'Aeronautica di via Porto Fluviale, occupata dal 2003 da una 60 di famiglie e rientrata nel piano triennale del Comune per il recupero di alloggi pubblici. Per la sua ristrutturazione sono già stati stanziati 11 milioni di euro, con strascico di polemiche per il rischio che a viverci dopo siano gli storici occupanti abusivi.